riaprire incentivando il turismo interno. E questa è la missione del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che nelle ultime settimane ha dato il via libera alle vaccinazioni nelle mete turistiche della nostra regione. Iniziativa raccolta di buon grado dai cittadini di Torre del Greco, propensi a scegliere le località turistiche del nostro paese in vista delle vacanze estive. E aiutare così gli imprenditori colpiti da questi mesi di chiusura. Quali sono le sue considerazioni? Un dato fondamentale è quello di cercare di evitare di ripiombare in un altro lockdown, quindi la mia considerazione è quella di stare sempre attenti e vigili che non succeda un'altra volta, anche perché vediamo l'Inghilterra che sembra che la variante indiana stia cominciando a infettare parecchie persone, quindi i vaccini sembra che non coprano, quindi dobbiamo stare sempre attenti. Queste sono le mie considerazioni, spero che è una cosa positiva perché comunque dobbiamo tornare alla normalità, altrimenti è la fine. L'estate può essere una parentesi di ritorno alla normalità, lei ha avuto modo di prenotare già la sua vacanza? No, assolutamente al momento non credo, e se ci dovesse essere la possibilità in Italia o prevalentemente la Campania. Comunque la nostra terra è fenomenale, quindi non credo dobbiamo andare a buttare soldi in altre parti. Quindi penso tra Campania, Puglia e Calabria siano le migliori zone. Magari potrebbe esserci qualche iniziativa per incentivare proprio il turismo interno? Certo, quello sarebbe un'opportunità. Anche noi abbiamo il nostro mare. Se le autorità riuscissero a migliorare un pochettino il mare, noi abbiamo un mare che i romani venivano a villeggiare qui, quindi era una zona di residenza storica, insomma, quindi sarebbe una buona opportunità. Speriamo che continui così, quindi vuol dire che la campagna di vaccinazione sta dando i suoi frutti, la gente comunque, a parte qualcuno, è più responsabile, quindi applica abbastanza le misure per fronteggiare questa emergenza. E guardiamo il futuro con occhi diversi, con la speranza che si riprenda il commercio, insomma che tutte le persone possano ritornare pian pianino alla vita normale. Particolare attenzione è stata riservata alle attività turistiche, lei ha avuto modo già di prenotare la sua vacanza? Io al momento non l'ho prenotata ancora, però lo farò quanto prima, appena dopo che avrò la seconda dose di vaccinazione, giusto perché piace andare in vacanza, anche per muovere questo indotto che è un po' importante per l'Italia, e auguriamoci che vada avanti, perché per le vacanze tanti sperano di insomma, riprendersi pian pianino quell'attività che hanno dovuto abbandonare, qualcuno magari forse non riaprirà neanche più. Onestamente io non guardo con molta fiducia i prossimi mesi, ho molta poca fiducia nella gente visto quello che mi circonda e sono molto preoccupati. Ho paura che l'allargamento che dia il governo Draghi equivalga a un liberi tutti e mi spaventa molto, Credi in ogni caso che questi possono essere mesi cruciali per la vita delle imprese, soprattutto quelle turistiche? Sicuramente sì, però ripeto, secondo me è molto pericoloso, bisognerebbe ci fossero molti più controllo da parte delle forze dell'ordine, cose che vedo onestamente praticamente zero, non c'è nulla assolutamente. Continua questa discussione riguardo all'orario del coprifuoco, si parla di spostarlo alle 23 o a mezzanotte, è d'accordo con questa eventuale misura? Potrebbe essere allungato decisamente il coprifuoco qualora ci fossero molti più controlli. Io non credo né alla buona volontà della gente né alla buona voglia degli imprenditori. A chiacchiere tantissime cose, a fatti molto meno poi. Basta guardarsi in giro, vedere fuori dai bar quello che c'è e così via. Quindi a mio parere si potrebbe anche allungare, toglierlo completamente il coprifuoco. A patto però che ci fosse un controllo stretto, serrato, ferreo proprio.